Salve ragazzi! Considerate le tante richieste, ho deciso di fare un video che parla e chiarisce alcuni concetti delle reti Wi-Fi del router di Wind 3 ex Infostrada. In particolare vi mostrerò come configurare al meglio le reti Wi-Fi del router che operano, come ben sappiamo, sui 2.4 GHz e sui 5 GHz. Poi vi mostrerò la funzione Band Steering, un vero e proprio timone della rete Wi-Fi. Anche se opererò con il D-Link di VA5592, i concetti sono validi per tutti i router. Ovviamente cambieranno i menu in cui effettuare i vari settaggi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! I dispositivi dual band operano sui 2.4 GHz e sui 5 GHz. Le due tipologie di rete hanno dei pro e dei contro, quindi è un errore pensare che il 5 GHz possa sostituire i 2.4 GHz, così come è sbagliato il contrario. Le due reti operano a frequenze diverse, quindi non interferiscono in alcun modo l'una con l'altra. Le reti a 2.4 GHz soffrono spesso di interferenze, specie nei grandi centri urbani, dove è facile trovare, nello stesso palazzo, anche 10-15 reti a 2.4 GHz. Passando ai 5 GHz, troveremo meno reti nei paraggi, anche se sono in continuo aumento, e minori interferenze. Se utilizziamo lo standard IEEE 802.11n, disponibile su entrambe le frequenze, potremo andare ad un massimo di 300 bps sia su rete a 2.4 GHz sia su rete a 5 GHz. Lo standard è infatti disponibile su entrambe le frequenze. Vedi anche il video come ottimizzare il Wi-Fi. La rete a 2.4 GHz offre la miglior copertura, superando anche ostacoli e muri, non troppo spessi, e coprendo un massimo di 130 metri all'aperto o 50 metri al chiuso. Questi valori però sono fortemente variabili. Basta un altro elettrodomestico wireless o dei muri più spessi per tagliare la copertura del segnale fino a 30 metri o anche meno. La rete a 5 GHz, velocissima per natura, offre di contro una copertura limitata, avendo questa frequenza scarsa capacità di penetrare ostacoli e muri, anche non troppo spessi. Non meravigliatevi quindi se la rete a 5 GHz, benché più veloce, difficilmente offrirà una copertura oltre 20 metri. Può essere quindi sfruttata in una sola stanza o in due stanze vicine con muri non troppo spessi. Proprio perché la copertura non è elevata, la rete a 5 GHz soffre pochissimo le interferenze, visto che è estremamente difficile che possa collidere con un'altra rete a 5 GHz se copre al massimo una sola stanza. Qual è la migliore rete tra la Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz? La risposta è nessuna. Entrambe hanno dei pro e dei contro non trascurabili, e nessuna può prendere il posto dell'altra. Possiamo sfruttare la copertura delle reti a 2.4 GHz per navigare in internet, collegare smartphone e tablet, visionare la posta o i messaggi, guardare video su YouTube. Possiamo sfruttare la rete a 5 GHz per giocare online, guardare video in Full HD sulla TV, sfruttare 4K, trasferire una grande quantità di dati tra dispositivi. Tornando al nostro router, come prima cosa dividiamo le due bande Wi-Fi assegnandogli due nomi diversi per poter identificare facilmente e scegliere quella a cui connetterci. Entriamo nel pannello di controllo inserendo, come al solito, le nostre user e password, che se non abbiamo modificato sono admin ed admin. Poi andiamo in configurazione. Clicchiamo su Wi-Fi 2.4 GHz.
ed il nome rete gli diamo nome piacere. Io ho scritto casa 2.4 GHz. Scegliamo eventualmente una password, che può essere la stessa per entrambe le reti, e poi clicchiamo su applica. Ripetiamo la stessa operazione per la 5 GHz, quindi andiamo in home, Wi-Fi 5 GHz, gli diamo un nome che identifica questa rete, io ci ho messo casa 5 GHz, e clicchiamo su applica. Adesso, effettuando la ricerca reti con PC, smartphone o altro dispositivo, vedremo le due reti distinte e potremo scegliere a quale connetterci. I dispositivi, per poter vedere la 5 GHz, devono essere compatibili con questo standard. Se avete PC, chiavette wireless o smartphone un po' datati, la 5 GHz non sarà quindi visibile. In questo caso, oppure, se non avete intenzione di utilizzare questa rete, io vi consiglio di disabilitarla mettendo il segno di spunta su spento e poi cliccando su applica. Risparmierete energia elettrica ed eviterete la diffusione di inutili onde elettromagnetiche nella vostra casa. Vorrei spendere due parole sulla funzione SSID Broadcast. Disabilitandola, il nome della vostra rete non sarà più visibile neanche effettuando una ricerca. In pratica, la vostra rete sarà nascosta. Potrete comunque accedere inserendo manualmente il nome della rete e password. Un altro metodo per nascondere la rete è quella di inserire il simbolo del dollaro alla fine del nome della rete. Anche in questo caso, se cercheremo la rete manualmente e metteremo il nome SSD, anche se la rete è nascosta, riusciremo a collegarci. Torniamo adesso in home e vediamo la funzione Band Steering. Se non riuscite a visualizzare questo link, dovrete abilitarlo via Telnet con il piccolo software chiamato Putty. Se non avete Putty, potete scaricarlo dal link che metterò in descrizione. Apriamo Putty. Inseriamo l'indirizzo IP del nostro router, che è 192.168.1.1. Scegliamo Telnet e clicchiamo su Open. Inseriamo adesso i nostri dati di accesso, gli stessi del pannello di amministrazione, che se non abbiamo modificato sono sempre admin ed admin. E diamo i comandi Band Steering è una funzione che, lavorando in automatico, incoraggia i client wireless dual band, cioè tutti i nostri dispositivi, a connettersi alla rete meno affollata a 5 GHz e a lasciare la rete 2.4 GHz disponibile per quei client che supportano solo la 2.4 GHz. Se ad esempio sono con uno smartphone collegato alla 2.4 GHz in una stanza lontana da quella del router, non appena entrerò nella stanza del router, o comunque sarò ad una distanza di 15-20 metri da questo, il band steering, senza che io me ne accorga, mi disconnetterà dalla 2.4 GHz e mi collegherà alla 5 GHz. Il band steering funziona solo se i due SSD, cioè i nomi delle due reti, sono uguali. In pratica non saremo più noi a scegliere quale rete utilizzare, ma questa funzione. Nel mio caso non mi permette di abilitarlo perché ho assegnato alle due bande due nomi diversi. Oltre a questo, potremo scegliere, per ogni dispositivo collegato alla rete almeno una volta, se deve collegarsi solo alla 5 GHz oppure se deve affidarsi alla funzione steering.
Ad esempio, per una Smart TV che utilizzo per vedere Netflix e DAZN, che quindi ha bisogno di molta banda e velocità, sceglierei, senza ombra di dubbio, l'opzione ogni 5 GHz. Per oggi mi fermo qui. Se avete qualche tipo di problema con questo router infostrada o volete effettuare qualche settaggio particolare, non esitate a chiedere aiuto tramite i commenti. Però mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un saluto, alla prossima!